Terra. L'azulejo è un ritaglio di argilla, di disegno, memoria, colore, tecnica e storia. È un rivestimento che conserva, decora e abbellisce. Pelle di edifici, singola particella. Andiamo in una zona di Salabue, dove probabilmente c'è terra argillosa. Rossa. È una continua ricerca di equilibri tra opposti, tra fare e aspettare, dare e ricevere, rigore e libertà espressiva. La terra è il tappeto su cui cammino, la materia di cui mi alimento, la sostanza di cui è fatto il mio corpo. Sembra sia qua. Come in una danza le mani modellano, in un atto di costruzione magica, in una trasformazione continua di calore, forma, acqua e aria. Lavorare gli azulejos e scoprire i tempi lenti della natura è il mio rifugio e conforto. La terra è viva, più forte di ogni dubbio e paura. Prima superficie qui, questo primo strato, misto a rametti, a foglie, ma questa qui è argilla. È come improvvisare una melodia nel silenzio, o iniziare a scrivere un foglio bianco e dare esistenza. Terra. E perdersi avendo le certezze che orientano il viaggio, e stare in uno spazio intermedio tra realtà e immaginazione, e uscire dal quotidiano per entrare in uno spazio sacro ed eterno.